Gazebo di Camera e Senato, dove oggi i parlamentari qui a Imola Italia 5 Stelle hanno incontrato i cittadini ascoltando le loro richieste e le loro proposte. Abbiamo chiesto a deputati e senatori cosa si porteranno a casa e in Parlamento per continuare a sostenere le istanze dei cittadini. Ecco cosa ci hanno risposto. Oggi ci portiamo a casa una miriade di proposte, di idee, ma anche di problemi. Ma quello che ci portiamo a casa nel cuore è da una parte il sostegno e da un'altra parte l'idea che c'è un'Italia che vuole cambiare, vuole migliorare, vuole crescere, e la prima cosa che chiedono tutti i cittadini è affrontare la povertà. Sulla tematica del lavoro devo dire che sono venuta ora a conoscenza di una cosa incredibile: una signora che lavora presso un'agenzia con un contratto a tempo indeterminato a chiamata, per il quale non può essere assunta altrove, cioè con le norme del Jobs Act rimane fuori, tagliata fuori da nuove assunzioni, e su questo sicuramente dovremo indagare e fare una battaglia. Per rendere pubblica Banca d'Italia e renderla, portarla ad essere prestatrice di ultima istanza, nonché fare una netta divisione a livello bancario. Quindi questo è quello che ci portiamo oggi dal punto di vista economico in Parlamento, e continueremo a combattere su questo. Tanta voglia dei cittadini di denunciare il malaffare che vedono nel loro quotidiano, nei loro ambienti di lavoro, e quindi moltissima prevenzione sulla corruzione e lotta alla corruzione di questo paese. Questo penso che siano più le segnalazioni che mi sono arrivate di più, di tante persone vogliose di combattere e ribaltare il sistema corruttivo in cui questo paese è immerso. La sanità si taglia e si finanziano i partiti, si tagliano le manovre espansive come potrebbe essere un reddito di cittadinanza, lo si spezzetta in piccole misure quando avremmo bisogno di più coraggio. Solo il Movimento 5 Stelle fa la cosa giusta senza avere niente in cambio. Rispettare la volontà popolare è quello che ci siamo prefissati entrando in Parlamento, e quindi rispettare quei 27 milioni di persone che hanno detto fuori i profitti dell'acqua, fuori l'acqua dal mercato. La stessa cosa si può applicare ai vari servizi pubblici locali. Abbiamo molti cittadini che sono venuti a protestare perché sono stanchi di questa politica basata sul fossile, che mette in pericolo l'ambiente, il territorio, fa arricchire poche persone. Vogliono l'energia rinnovabile, loro vogliono l'energia distribuita, vogliono energia da fonti rinnovabili, e tecnicamente sanno che può funzionare. Abbiamo trattato di ritiro delle truppe dall'Afghanistan, per esempio, e l'idea è quella che anche e soprattutto l'Europa deve essere un'Europa diversa rispetto a quella che vediamo adesso. Dovrebbe tornare ad essere un'Europa solidale e non soltanto un'Europa delle banche o un'Europa dei poteri forti. Io mi occupo del Copasir insieme a Vito Crimi e Bruno Marton, quindi intelligence, di sicurezza nazionale. Parliamo anche di temi molto ostici, magari qualcuno è affascinato dai servizi segreti, in realtà servono determinate competenze, ci sono delle leggi specifiche sull'argomento, e vedere persone, cittadini che ci seguono in rete e vengono fin qui a chiederci informazioni ulteriori su queste cose è davvero interessante. Mettere al primo posto la salvaguardia del suolo, la valorizzazione del patrimonio culturale e agricolo, e per fare questo siamo tutti d'accordo sul fatto che non bisogna più fare varianti di piano regolatore al fine di garantire le speculazioni edilizie del nostro territorio. Il tema delle adozioni internazionali: purtroppo molte famiglie adottive non riescono a completare il loro iter, quindi porteremo la loro voce in Parlamento per far sì che possano dare un futuro migliore e gioioso ai propri figli. Sono tantissime le domande per quanto riguarda la tassa sui cellulari, sulle tariffe telefoniche e gli oneri che gli operatori telefonici fanno pagare a tutti i cittadini. E mentre lo Stato chiede di aumentare le tasse, per esempio sui cellulari, una proposta del Movimento 5 Stelle che stiamo cercando di spiegare ai cittadini è quella dell'abolizione del vitalizio, partendo almeno dai politici condannati per mafia. Contro i filtri antiparticolato che ce li hanno venduti in questi ultimi 8 anni, ce li hanno venduti come filtri per abbattere l'inquinamento, invece non è assolutamente così, perché sono dei filtri che da particelle inquinanti le riducono in nanoparticelle molto più pericolose per la nostra salute. Oggi mi porto a casa una grande voce.
voglia di partecipare. Bellissimo stare qui ai banchetti e vedere la gente che partecipa numerosa, affollare, stringermi, abbracciarmi. Stiamo dimostrando davvero di avere tutti i numeri e soprattutto stiamo dimostrando che comunque le persone hanno recepito il messaggio e stanno partecipando attivamente a questo grandissimo progetto di rievoluzione culturale. Migliaia di cellule a sé stanti, senza cellule madri, che si spargono sul territorio e vanno a prendersi il cibo. È il Movimento 5 Stelle e ci prenderà.